dire sinceramente, in particolare le preoccupazioni di quella parte degli operatori come SISA, che in questi mesi difficili, perché sono stati in questi mesi difficili, non hanno mai mancato di dare il loro contributo positivo, critico, come giusto che sia, per la realtà istituzionale a cui ha fatto riferimento il Presidente. Mi permetto di dire che se fosse stato un comportamento generalizzato forse saremmo riusciti anche a raggiungere qualche risultato maggiore. Detto questo, la preoccupazione fondamentale degli operatori, mi pare di capire, è legata al punto di equilibrio, esatto, come lei ricordava. Allora, innanzitutto voglio dire con molta sincerità che queste preoccupazioni sarebbero ben maggiori se non ci fosse stato l'accordo. Scusate, sentite in sala, se no prendiamo un altro microfono. Si sente? Sentite? Perfetto. Che queste preoccupazioni sarebbero state immensamente maggiori se non ci fosse stato l'accordo. Qualcuno probabilmente avrebbe anche magari preferito una soluzione di non accordo, lasciare un po' lo statu quo. Dalle varie parti, dalla parte di operatori, dalla parte di società civile. L'accordo mette un percorso, mette un argine, ha delle contraddizioni. Sono quelle che vanno affrontate. Bisogna essere espliciti sempre e assumersi le proprie responsabilità. Cosa fa l'accordo?